Buongiorno a tutti! Allora, finalmente riesco a fare un video. Allora, mi è capitato di fare un sogno che riguardasse l'Oriente. Io già volevo farvi, perché era ora, secondo me, un messaggio per voi dall'universo. Con questo sogno che ho fatto, io l'ho interpretato proprio come un segno, dell'universo e, ne ho approfittato per tirare fuori, i tarocchi di Hokusai, che sono questi qui, sono bellissimi. E i kanji giapponesi, proprio perché appunto avendo avuto questo suggerimento dall'Oriente, ho voluto fare così. Oggi abbiamo pila 1, pila 2. Per la pila 1 abbiamo la tartaruga. Per la pila 2 abbiamo l'elefantino. Spero che li vediate bene, la luce come al solito purtroppo è quello che è. Ma devo fare video quando riesco, ragazzi, perché veramente sono giorni di fuoco in tutti i sensi perché fa caldissimo, ma anche e soprattutto per il tempo che ho a disposizione. Detto ciò, vado a spostare l'elefantino della pila 2 e vediamo, lavoriamo con la pila 1. Allora, pila 1, se avete scelto la tartarughina, guardate che carina. Allora, questo è il vostro messaggio dell'universo con i tarocchi orientali. Vediamo cosa l'universo vi vuole dire. Estrarrò una carta dai tarocchi di Hokusai e tre carte dai kanji giapponesi. Quindi, gruppo 1, cosa vuole dirvi l'universo? Gruppo 1, cosa vuole dirvi l'universo? Gruppo 1, un messaggio per voi dall'universo. Ok, ci sono questi due, li teniamo. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. L'angelo, attenzione, bellissima questa carta che in realtà è il giudizio. Allora, questa è una carta che a me mette tantissima pace. Infatti, la reinterpretazione del giudizio nei tarocchi di Hokusai è appunto l'angelo. L'angelo che a me dà sempre, non so perché, i fiori di pesco mi danno sempre l'idea che siano gli spiriti che veglino su di noi, no? Che vegliano su di noi. Quindi io qua ci vedo proprio una carta di protezione, una carta di veglia su quelle che sono le nostre questioni, le nostre vite. Quindi io quello che mi sento di dire è che probabilmente c'è qualcuno che sta vegliando su di voi e o comunque c'è qualcuno che vi protegge, c'è qualcuno che cerca di far sì che voi possiate avere quell'armonia nella vita, quella pace che desiderate e che meritate. Una carta che comunque, interpretandola, come giudizio, potrebbe anche essere che, in questi giorni, ci potrebbe essere qualche messaggio di, rivelazione, qualche epifania, qualche risveglio nelle vostre faccende, nelle vostre vite. Quindi, ci potrebbe essere proprio una qualche rivelazione di qualche tipo, ma potrebbe anche semplicemente essere appunto che in questi giorni magari vi sentirete più in pace, più in armonia con ciò che vi circonda. Quello che sicuramente mi piace tantissimo di questa carta è che proprio io avverto un senso di protezione, protezione che può essere terrena o ultraterrena, lo sapete voi, però è una carta ovviamente di grandissimo auspicio, anche come si dice, di grandissima intuizione, se vogliamo, sempre ricollegandoci con il giudizio. Quindi potrebbe essere che alcuni di voi in questi giorni capiscano cose che prima non avevano colto o che ci siano appunto dei risvegli mentali, dei risvegli spirituali, o che appunto semplicemente passerete dei prossimi giorni in quiete e armonia. Vediamo i kanji, che cosa ci vogliono dire. Il primo è il numero 7. Numero 7 è una festività giapponese, va bene, il settimo giorno mi ricorda sempre un po' il riposo, Dio si riposò il settimo giorno, quindi anche qui mi viene una carta ambivalente, nel senso che se ci riferiamo al settimo giorno,
potrebbe essere appunto il riposo, quindi ricollegarsi con la quiete e l'armonia dell'angelo. Se invece ci ricolleghiamo al numero 7 proprio. Numero 7 nei tarocchi è il carro e il carro è proprio colui che continua a perseguire i propri obiettivi. È il guerriero, è colui che si batte fino alla fine, no? Per raggiungere le mete desiderate. E questo si ricollega sicuramente di più con la carta del giudizio, il fatto di riuscire finalmente a capire determinate cose proprio per arrivare a un fine. Vediamo le altre due carte. Due, va bene. Due persone, un ventenne, perché chiaramente poi i kanji vanno interpretati, possono avere diversi significati. Qua dice appunto uno o due persone, o un ventenne, un ragazzo e una ragazza. Un ragazzo o una ragazza, scusate. Allora, anche qua abbiamo un doppio significato, ovviamente. Potrebbe essere due riferito alla coppia, quindi potrebbe essere che l'armonia la raggiungete in coppia o gli obiettivi li raggiungete in coppia, potrebbe essere anche semplicemente il supporto della persona amata, potrebbe essere anche un collega, un amico, qualcuno che vi aiuta, il fatto che non siete soli e che quindi questa quiete, questa armonia che abbiamo la raggiungete proprio per il fatto che non siete da soli. Potrebbe essere però anche riferito a un ventenne o una ventenne vicini a voi, quindi questa persona che può essere vicina a voi e sicuramente può essere da sprono, perché io quello che vedo qui è un'energia positiva, quindi una persona che comunque vi stimola, vi aiuta, vi stimola, vi dà comunque delle energie e vibrazioni positive. L'ultima carta è fuori, esterno. Forestiero, alieno, esteriore, inoltre in aggiunta. Allora, e qui fuori, esterno, potrebbe essere che questa situazione è riferita effettivamente al vostro rapporto che avete con l'esterno, quindi il rapporto che avete con gli altri, il rapporto che avete fuori casa, il rapporto che avete sul lavoro, il rapporto che avete con tutto ciò che è l'ambiente circostante. Quindi forse questo messaggio dall'universo di questa quiete o comunque di questa rivelazione che avrete nei prossimi giorni sarà nell'ambito del vostro rapporto con l'esterno. Quindi non parliamo di introspettività, nonostante il 2 sia la papessa nei tarocchi, ma non mi arriva quella vibrazione. Mentre qui il carro mi arriva, qui no, qui non mi arriva la vibrazione della papessa, mi arriva proprio il fatto di non essere da soli, non essere da soli, ma appunto in buona compagnia. E questa buona compagnia appunto si relaziona con quello che è il vostro fuori, il vostro esterno. Quindi quello che mi viene da questo messaggio dall'universo o comunque dal mondo orientale è che nei prossimi giorni potrete avere o una quiete raggiunta, un'armonia raggiunta per quello che riguarda il vostro rapporto con l'esterno o proprio una rivelazione in ambito esterno, quindi potrebbe essere in ambito lavorativo, in ambito anche di ciò che è fuori dal vostro intimo, ok? Magari capire anche cose relative all'esterno che prima non erano visibili. E invece in questi giorni c'è proprio questo connettersi con l'esterno. Ricordiamoci che potrebbe anche essere che alcuni di voi perseguiranno i propri obiettivi con il guerriero, con il carro. Oppure ci potrà essere per altri di voi invece il meritato riposo, la meritata armonia. Va bene, gruppo 1, spero che questo messaggio vi sia stato utile, spero di avervi dato dei buoni spunti, io vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 2, se avete scelto l'elefantino, questo qui molto carino, allora questa è la vostra stesa, il vostro messaggio dall'universo o dal mondo orientale, dai tarocchi orientali, vediamo cosa l'universo vuole dirvi. Quindi gruppo 2, messaggio per il gruppo 2, per favore, messaggio. Per il gruppo 2 io vado a estrarre una carta dai tarocchi di Hokusai e tre carte dai kanji giapponesi. Allora, un messaggio
dall'universo, universo, che messaggio abbiamo per il gruppo 2? Mi hai chiesto di usare questi due mazzi, quindi per favore adesso ho bisogno di un messaggio per il gruppo 2. Un messaggio per il gruppo 2. Ok, allora vediamo un po' cosa abbiamo qui. Il mondo, ma bellissimo, fantastico. Il mondo è il compimento di qualcosa, il compimento di, in realtà, il mondo è l'ultima carta degli arcani maggiori dei tarocchi, quindi è il compimento proprio della, il completamento del ciclo vitale, ok? Quindi quello che mi viene qui è che ci potrebbero essere nei prossimi giorni o completamenti di cose importanti per voi, quindi arrivare alla fine del cerchio, alla chiusura del viaggio, quindi alla chiusura di qualcosa, ok? Ovviamente in maniera strapositiva, il mondo è la carta più positiva degli arcani maggiori, quindi qua c'è un successo, io ci vedo un successo, un qualcosa che finalmente riuscirete a completare, riuscirete a finire, riuscirete a sbloccare, riuscirete a godere di questa cosa, di questa di questa buona nuova, di questo nuovo ciclo che finalmente viene alla sua completezza, quindi alla fine di questa, di questo viaggio, insomma. Bellissima energia, ovviamente. Se alcuni di voi hanno delle prove da affrontare, delle sfide da affrontare in questi giorni, il mio consiglio è fatelo, perché qui abbiamo proprio una grandissima vittoria, un grandissimo completamento, quindi mi viene da dire che sicuramente i giorni potrebbero essere propizi per questa cosa. Vediamo i kanji. Pesce. Allora, abbiamo sirena, pesci segno zodiacale o pesce come animale. Allora, il pesce come animale mi fa pensare il fatto di seguire un po' la corrente, di andare un po' il famoso go with the flow, ok? Quindi seguire la corrente, il farsi trasportare dalle acque. Ovviamente le acque rappresentano le nostre emozioni, quindi io qua ci leggo moltissime emozioni. Abbiamo anche tanto blu qua, tanto azzurro, che voi vedete verde in camera ma è azzurro. E comunque ci vedo proprio questo flusso, no? Del finalmente completare e lasciare andare un qualcosa che vi darà molta gioia. Ripeto, l'acqua si rifà alle vostre emozioni, quindi ci vedo grandissime emozioni. C'è anche il riferimento a pesci segno zodiacale, potreste essere voi nel segno dei pesci, potreste essere coinvolti con qualcuno del segno dei pesci. In ogni caso, il segno dei pesci, anche qui si parla di un segno molto emozionale, ok? Quindi ancora una volta si parla di emozioni, si parla di sì, di belle emozioni, di un qualcosa che finalmente vi dà gioia, che finalmente vi dà quel brio forse che aspettavate, quella completezza. Quando completiamo qualcosa, quando finalmente finiamo qualcosa, mi viene da dire che ne so, allora in questi giorni ci sono gli esami di maturità, mi viene da dire io quando ho finito l'esame di maturità, quella leggerezza, no? Quella cosa di dire ah, finalmente ho finito questa cosa, mi aveva dato proprio questa sensazione di leggerezza, di completezza, di gioia, quindi questa è l'energia un po' che mi arriva. Ora non dico che siamo tutti maturandi, anzi io ho passato la maturità da un bel po', però capite la sensazione, per spiegarvi la sensazione che queste carte mi stanno dando, mi viene quella sensazione lì, come se doveste, come se riusciste finalmente a finire un qualcosa e a levarvelo dalle scatole, detto proprio fuori dai denti. Vediamo gli altri kanji, abbiamo albero, bellissimo! Allora, qui dice lampone, albero da frutta, addirittura dice giovedì come giorno.
Giovedì come giorno, ragazzi, Giove, regna sovrano, potere a manetta, l'albero mi si riconduce anche all'albero della vita, quindi onestamente ancora una volta io ci vedo nell'albero della vita, ci vedo abbondanza, gioia, completezza, collegamento con le radici, quindi ancora una volta una carta che ci rimanda alla gioia, alla celebrazione. Quindi niente, proprio emozione a go-go, va bene? Vediamo l'ultima carta, Tempio azienda. Azienda pubblica sacraria shintoista, sacraria addirittura, quindi un tempio sacro. Beh, azienda potrebbe essere che per alcuni sia l'azienda di lavoro, ok? Quindi può essere che tutta questa gioia, tutta questa completezza potrebbe essere il completare un progetto sul lavoro o finalmente stipulare un contratto. Insomma, qualcosa che sicuramente vi dà gioia, magari qualcosa su cui state lavorando da molto tempo. Abbiamo anche il tempio sacro che con l'albero e il pesce. Le emozioni del pesce è proprio l'apoteosi della vostra spiritualità o comunque connessione col vostro lato spirituale, ma più che lato spirituale io ci vedo proprio il lato emozionale. Qua ci sono emozioni, queste carte mi stanno dando proprio emozioni a manetta, proprio emozioni a go-go, ma emozioni proprio di sollievo, riuscita, successo. Quindi veramente questo messaggio dall'universo è un messaggio strapositivo. Se effettivamente in questi giorni vi state struggendo per qualcosa o qualcosa non sta andando come volete, secondo me questo messaggio è proprio da parte dell'universo perché è talmente positivo che mi viene da dire che l'universo vi sta proprio dicendo: ragazzi, non vi preoccupate, non mollate, state tranquilli perché qua c'è tutto quello che potete ottenere, tutto quello che si può volere dalla vita. Quindi qui è un messaggio assolutamente positivo, di ottimismo, di riuscita, di bellezza, di emozione. Quindi che dirvi, gruppo 2, c'è un'energia veramente, veramente particolare. Ma non solo particolare, proprio di riuscita, di benevolenza qua, c'è proprio la benevolenza da parte dell'universo, secondo me, perché abbiamo tutte carte che ci parlano di emozioni, connessioni. Quindi sì, mi viene proprio questo tipo di energia che è molto molto bella, ovviamente. Ripeto, se in questi giorni avete delle prove da affrontare, qualcosa da superare, qualcosa magari che vi preoccupa, il mio consiglio spassionato è non vi preoccupate, tirate un bel respiro, vedrete che andrà tutto bene, perché qua veramente questo messaggio oggi dell'universo più positivo di così, non poteva essere, cioè almeno io questo è quello che arriva a me. Quindi questo messaggio dall'Oriente in realtà è proprio un messaggio di ottimismo, ottimismo, positività. E voglia anche di fare, voglia di fare, voglia di completare, voglia di rinnovamento, voglia di finire un ciclo e iniziarne un altro, voglia di realizzarsi. Ci vedo veramente tantissimo, ma è proprio un'energia anche attiva, e questo è quello che mi piace, perché è un'energia bella tosta, bella, bella forte. Va bene, gruppo 2, che dirvi? Spero di esservi stata utile, spero di avervi dato un buon messaggio, che tra l'altro questo è un messaggio veramente strapositivo, quindi spero che vi tornerà utile nei prossimi giorni, visto che si riferisce ai prossimi giorni. E niente, grazie per essere stati qua con me, io vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!